collaborazione con Ortopedia Sanitaria Lolato, dal 1975 un team di specialisti autoservizio. Ortopedia su misura, valutazioni posturali, ortesi plantari. Centro cura del piede con servizio di podologia, vasta gamma di ausili. Lolato, al servizio del tuo benessere a Bassano, Asiago, Vicenza, Montebelluna. Lolato, al servizio del tuo benessere. Ben ritrovati a Salute e Benessere, il consueto appuntamento di Rete Veneta. Mi trovo a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, splendida cittadina ai piedi delle montagne venete, presso il punto acustico. Entriamo, andiamo a conoscere il suo titolare, il signor Lazzaretti Gianpietro, sentiamo cosa da dirci. Buongiorno. Signor Gianpietro Lazzaretti, buongiorno. Buongiorno. Da quanti anni lei fa questo lavoro e di cosa si occupa? Io faccio questo lavoro da circa 30 anni, mi occupo di aiutare le persone ad avere una vita più serena e tranquilla per quanto riguarda l'udito. Quali sono i primi segnali di sordità che una persona può riconoscere per rivolgersi a voi? I primi segnali è quando, che specialmente a casa, uno si trova in difficoltà col televisore e è costretto a alzarlo e i familiari dicono abbassa che è troppo forte. Poi dopo, nelle donne ad esempio che vanno in supermercati, hanno difficoltà nel confondere il 68 col 78, sono abbastanza, questo qua è un fatto di discriminazione delle parole, il quale porta ad avere questo problema qua. Quindi, signor Lazzaretti, una persona che ha qualche dubbio di non sentire bene può rivolgersi direttamente a voi, a lei, per una prima visita, che lei mi diceva prima. Che è gratuita. È completamente gratuita. Sì, la prima visita è completamente gratuita. Possiamo vedere se effettivamente è dovuto a una perdita acustica o magari solo per un semplice tappo di cerume. E come si svolge una prima visita? Che tipo di controlli si fanno? La prima visita comporta un esame del videotoscopio per vedere un attimo se è dovuto a cerume o che, e poi un esame audiometrico per vedere se la perdita da cosa è causata. Certo, quanto dura una prima visita? La prima visita dura massimo una mezz'oretta, non di più. Quindi, signor Lazzaretti, qui una prima visita che dura una mezz'oretta, poi con i test specifici che lei riesce a fare, un paziente ha la certezza se sente bene oppure no. Sì, diciamo, dopo mezz'ora uno riesce tranquillamente a avere la certezza di se questo qua è dovuto alla perdita acustica o se è dovuto a altre patologie. Certo, tipo un tappo di cerume. Sì. Andiamo allora a vedere nel pratico come si svolge una prima visita. Adesso controlliamo all'interno del condotto uditivo se ha o non ha cerume. Abbiamo verificato e non ha cerume e ora possiamo proseguire con l'esame biometrico. Signor Lazzaretti, abbiamo effettuato la nostra prima visita al suo paziente, durata una mezz'oretta, abbiamo capito che ha qualche problema di sordità. Cosa proponiamo adesso? Allora, signore, propongo una protesi acustica endoricoare. Adesso il suo paziente sta mettendo su una protesi che non si vede, è invisibile di per sé. Sì, praticamente è quasi invisibile questa. Io vedo che qua però ha molteplici forme di protesi. Sì, sono le classiche protesi retroauricolari oppure le protesi endoricolari invisibili. La posso inserire all'interno del mio condotto e questa proprio non si vede niente. Non si vede niente? No. La scienza ha fatto passi da gigante. Queste protesi, abbiamo visto anche prima, sono tutte collegate al suo computer e lei le può autoregolare dal computer, vero? Certamente, ci sono varie marche, io tratto tutte quante le marche di protesi acustiche. Quindi a seconda della patologia che presenta il paziente, lei sa consigliare la protesi giusta. E naturalmente esatto, sì. Poi viene anche regolata da lei. In base alla perdita uditiva. Una cosa importantissima, in quanto tempo una persona si abitua a un nuovo ausilio?
si abitua abbastanza, abbastanza velocemente, perché a parte che adesso sono tutte le protesi acustiche, hanno tutte quanto un sistema di immagazzinare i dati tra una e l'altra seduta di adattamento, però si parte da una protesi che all'inizio non dà fastidio a niente e dopo man che passa il tempo si aumenta un pochino alla volta il volume fino a portarlo ad avere un buon risultato. Sicuramente all'inizio sarà un po' più, avrà più difficoltà, perché si trova in difficoltà per quanto riguarda il ritornare a sentire, perché ritornerà a sentire dei suoni che non aveva più nel cervello, non c'erano più, e di conseguenza ne deve ritornare a rieducare a sentire. Signor Lazzaretti, i nostri telespettatori la possono trovare presso il punto acustico dove? In via Brocchi 16 a Bassano. Grazie e vi aspetto. A due passi da Bassano del Grappa, a Cassola, sempre in provincia di Vicenza, si trova lo studio di fisioterapia del dottor Agostini Emanuele. Con lui parleremo delle patologie della colonna vertebrale. Andiamo a conoscerlo, sentiamo cosa ha da dirci. Buongiorno, buongiorno, buongiorno dottore. Prego, benvenuto al mio studio. Grazie. Dottor Agostini Emanuele, lei ha cominciato la sua attività giovanissimo, ma ci vuole raccontare come? Sì, mi sono laureato a Padova nel 2008 e fin da subito ho avuto una passione particolare per le patologie della colonna vertebrale. E poi, dottore? E poi ho indirizzato tutta la mia formazione post laurea proprio sulla colonna vertebrale. Dottor Agostini, con quali patologie arrivano qui i suoi clienti? Che tipo di dolore lamentano? Fondamentalmente arrivano in studio con dolori cervicali, mal di schiena, nervo sciatico infiammato, lombalgie e soprattutto ernie discali. Certo, cosa trovano qui da lei? Che tipo di soluzione? Perché io so che il suo punto forte è la guarigione del paziente in sole tre sedute. Certo, trovano prima di tutto un approccio molto diverso da quello classico. Fondamentalmente la colonna vertebrale non è altro che la casa del sistema nervoso, che mi andrà a collegare il cervello con ogni cellula del corpo. Quindi io non faccio altro che intercettare queste interferenze che si trovano proprio a livello vertebrale e andarle a correggere. Allora dottore, vogliamo andare a vedere nel pratico e nello specifico una sua paziente, cosa possiamo fare per lei? Volentieri. Dottore, cosa lamenta questa paziente? Sì, Ida, vieni qua che ti faccio vedere. Questa paziente lamenta dolori cervicali, però guarda qui, io le ho messo dei vincoli stabili sul lettino, quindi testa dritta, spalle dritte, bacino dritto, e guarda qui i suoi piedi. Lei si ritrova in questa condizione ad avere, nonostante ciò, una gamba corta rispetto all'altra, in questo caso la sua gamba sinistra. Quindi lei prosegue come, dottore, a questo punto? Io in questo momento guardo anche com'è posizionato nello spazio il bacino e gli altri segmenti del corpo. In questo caso la paziente ha un bacino leggermente più alto, sempre a sinistra. In questo caso io vado a fare una manovra che si chiama in inglese challenge, cioè un cambiamento in cui do delle istruzioni particolari al sistema nervoso perché mi dica lui, mi dica il corpo stesso, dov'è il problema principale. Vogliamo vedere allora? Ma certo. Quando la paziente gira la testa alla sua sinistra, la gamba che già era corta si accorcia ancora di più. Ok? Quindi io in questo caso vado a testare. Ti fa male? Sì. Ok, quindi io so sicuramente che in questo punto, in questo caso nella seconda vertebra cervicale, c'è una disfunzione che va corretta, perché questa mi provoca conseguenze nell'intera postura. Certo, allora vediamo il procedimento. Certo, vieni pure pancia in su. Sempre sulla seconda vertebra cervicale a destra, dove ho trovato una disfunzione, io andrò a effettuare una manovra di sblocco articolare.
questa manovra è indolore, tuttavia si potrà sentire un rumore tipo uno scrocchio, uno scroscio articolare. Alessandra, tutto bene? Hai sentito dolore? No, tutto bene. Tutto a posto? Tutto a posto. Allora, in questo momento dovrebbe essere cambiato qualcosa. Di sicuro, qualcosa sì. Allora andiamo a verificare. Certo. Come potete vedere, le gambe sono tornate della stessa lunghezza. Quindi la gamba si è riallungata. Certo, nonostante io non abbia potuto fare altre manovre che sarebbero fondamentali in questo caso. Certo. Lei mi diceva che la sua prima visita dura quanto? Dura almeno un'ora, perché nella prima visita vanno raccolti tutti i dati del paziente ed è proprio nel racconto del paziente che si nasconde probabilmente la causa che ha portato a questi problemi. Certo, quindi una prima visita e poi il suo punto di forza, solamente 3 sedute per la guarigione del paziente. Dottore, vogliamo ricordare ai nostri telespettatori che tipo di patologie cura lei? Certo, dolori cervicali come nel caso della signora, dolori dorsali, dolori lombari e quindi mal di schiena, nervo sciatico infiammato e conseguenze di ernie discali. Certo, con il suo studio di fisioterapia la possiamo trovare dove? Io mi trovo in via San Francesco 11 a San Giuseppe di Cassola, proprio dietro al Trosano. Certo, e nella sua vetrina il suo logo I Love Physio. I Love Physio. Grazie di essere stati ancora una volta con noi. Vi ricordiamo che se volete rivedere le puntate di Salute e Benessere potete farlo sul nostro sito www.reteveneta.it nella sezione produzione. Grazie, arrivederci. Collaborazione con Ortopedia Sanitaria Lolato, dal 1975 un team di specialisti al tuo servizio. Ortopedia su misura, valutazioni posturali, ortesi plantari. Centro cura del piede con servizio di podologia, vasta gamma di ausili. Lolato, al servizio del tuo benessere a Bassano, Asiago, Vicenza, Montebelluna. Lolato, al servizio del tuo benessere.